Gentili signore e signori, buonasera, ben ritrovati. Questa è una trasmissione straordinaria di Radio Sirius TV. Sono le ore 19 in studio Massimo Bonella. Dicevo una trasmissione straordinaria per un grave fatto che non ha precedenti nel mondo della radiotelevisione locale in Italia. C'è una crisi molto forte, sono a rischio posti di lavoro, si parla addirittura di circa 5.000, forse anche di più, includendo anche l'indotto, e già alcune televisioni hanno chiuso. Prima di partire con questo discorso vi devo dare una notizia molto seria. Praticamente è stato aggredito il giornalista di Report. Dunque una croce con, apprendiamo qui dal televideo, una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile, in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Ruffo, autore di una recente inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, Ultra e 'Ndrangheta. Dunque, l'episodio si è verificato due notti fa a Ostia. Ruffo ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Ostia, o di Ostia Antica, sulla vicenda. Sono in corso delle indagini. Dunque, questa è la notizia, a nostro avviso, molto grave. Questo fa capire a che punto è il nostro paese. Dunque, veniamo ad un altro grave discorso, cioè la crisi, la grave crisi delle RTV locali. Da tempo si era capito che davano fastidio, forse perché dicono la verità, perché sono veramente libere, istruiscono troppo la società, contribuiscono ad alzare il livello culturale. Già dagli anni 80 avevano iniziato a mettere i bastoni fra le ruote, qualcuno si è preso tutte le frequenze, hanno lasciato fare, ebbene ne è nato un monopolio e con le leggi a loro favore. La cosa è andata avanti fino al 2012 con il passaggio al digitale terrestre. A quel punto ulteriore colpo alle locali, perché le frequenze UHF e VHF migliori, per chi è addetto ai lavori che fosse in ascolto, sarebbe la terza, quarta e quinta banda. Ecco, queste, le frequenze migliori di queste bande sono andate ai soliti noti network, con addirittura tutta la numerazione dei televisori o decoder a pro loro. Alle stazioni locali gli sono state assegnate le peggiori frequenze interferite da altri fronti d'onda provenienti dai paesi confinanti, dovendo cambiare più volte di frequenza. Le conseguenze sono immediata perdita di ascolti e quindi di pubblicità locale. Veniamo ad oggi. Non contenti, un ulteriore attacco alle RTV locali. Per RTV, che qualcuno mi ha chiesto, intendo radio, televisioni locali. Gli vengono dunque spezzate definitivamente le gambe, tagliando i contributi previsti per la gestione anche delle redazioni giornalistiche, erogando briciole, a differenza dei network, attenzione, interregionali, che gli si vengono erogati milioni di euro. Le conseguenze, è iniziata una moria di TV locali con le redazioni a casa, un esempio per tutti il caso drammatico di Telemare Gorizia, che ancora trasmette, ma in condizioni difficilissime. Ci sono a rischio chiusura 450 televisioni e 800 stazioni radiofoniche e si stima, incluso l'indotto, che ci siano oltre 5.000 lavoratori a rischio posti di lavoro. Con la manifestazione della REA del 2 ottobre a Roma, Di Maio non ha convocato il presidente della REA, Antonio Diomede, alla luce del fatto che le emittenti locali avevano sempre appoggiato il Movimento 5 Stelle, tra l'altro. Per concludere, allora, tornando in testa a questo editoriale, a questa riflessione, giusto per chiudere il cerchio, insomma, constatiamo la nascita di un monopolio con tante televisioni, spesso anche inutili, in mano a pochi soggetti, con programmi atti a contribuire ad abbassare il grado culturale della società, l'esatto contrario del ruolo delle RTV regionali.
Dunque prosegue questa battaglia intensa dell'area a difesa delle TV locali e noi delle testate web non è che stiamo a guardare, noi ci alleiamo, noi siamo pronti ad allearci con loro e fare unione. Ne va della sopravvivenza della nostra democrazia e di posti di lavoro. 19.05. Saluto subito il presidente dell'Area, Antonio Diomede, che lo abbiamo in diretta da Roma, collegato telefonicamente. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Ecco, allora intanto come prima domanda, anzi ringrazio per la messa in onda, scusate che poi mi dimentico sempre, non me ne vogliate, anzi non me ne voglia, l'editore di Radio Sirius TV di Treviso che è Rosario Moreno, che ha la regia centrale, che grazie a lui riusciamo ad andare in onda con questa diretta straordinaria, anzi dopo vorrei anche farlo partecipe un po' a questa, essendo anche appunto editore a questa trasmissione, a questo approfondimento. Dunque, innanzitutto, ecco, Presidente Diomede, possiamo spiegare ai nostri ascoltatori, giusto per ricomporre un po' le fila, che cosa sta succedendo alle TV locali e anche emittenti radiofoniche in Italia? Cosa sta succedendo in questo momento in Italia, nell'ambito del conflitto che vediamo tutti i giorni dei più grandi poteri nazionali? Il conflitto è evidente, cioè, ci sono in conflitto i 3-4 poteri fondamentali, c'è cioè in conflitto il potere politico che giustamente pretende il primato della politica su tutto lo Stato e questa è una cosa di. È una questione di democrazia che dovremmo tutti condividere. Troppi anni il primato della politica non è stato più tale, è passato in seconda, in terza categoria. E questo conflitto noi ci auguriamo che abbia successo sull'altro potere fondamentale che è il potere economico-finanziario, che ha creato tutti i guai che noi conosciamo anche dal punto di vista del bilancio attualmente che è in discussione, in contestazione. Praticamente Europa. E poi c'è il conflitto tra questi due poteri a chi deve praticamente contendersi il terzo potere, il potere mediatico, siamo noi. Nell'ambito del potere mediatico ci sono altre guerriglie, la guerriglia tra le nazionali e le locali. Ecco qui stiamo facendo un braccio di ferro perché le nazionali vorrebbero praticamente accentrare nelle proprie mani tutti i mezzi di comunicazione esistenti per poter vantare un maggior potere rispetto al potere politico e al potere economico-finanziario. Non è un caso che il presidente Mattarella, proprio la scorsa settimana, abbia fatto un richiamo ufficiale appunto sull'importanza della libertà di informazione dei mezzi di comunicazione. Un discorso molto, molto, molto semplice ma chiaro avvertimento soprattutto ai contendenti praticamente di questi poteri a calmarsi un momentino perché l'Italia sul potere mediatico deve praticamente molto all'emittenza locale, alla stampa locale e non è un caso che proprio il presidente Mattarella vantava il fatto che lui legge sì i giornali però quando legge le cose che a lui piacciono ne è lieto, però è altrettanto lieto quando legge la stampa che, con articoli che a lui magari condivide di meno, ma si compiace del fatto che ci siano ancora una stampa che praticamente in questo paese riesce a fare critica, sana critica e sana opposizione. Questo è un po' il quadro Sì. dello scenario attuale. Ora, entrare nel dettaglio di questo scenario, poi ci sono ancora più in basso altri piccoli conflitti, come per mantenere le emittenti nazionali hanno fatto un accaparramento completo di frequenze e praticamente dei siti, dei maggiori siti italiani, dove la conquista delle montagne, delle vette, e poi c'è stato anche dalla parte delle reti nazionali l'accaparramento del mercato della pubblicità al 100%, ormai le reti nazionali hanno fatto tabula rasa di questo mercato, non ci sono più praticamente spazi per la stampa locale, l'emittenza locale per reperire i fondi, per poter sopravvivere e neanche gestire, magari pagarsi le bollette, perché ormai
di locale la pubblicità non c'è più, ci sono in questo mondo globalizzati grandi mercati, supermercati, grandi aziende, pochissimi artigiani, pochissimi dettaglianti che ahimè non ce la fanno a pagare evidentemente la pubblicità locale, quindi ne soffre l'emittenza locale che a sua volta non riesce a sopravvivere. Ecco che il ricorso ai fondi dello Stato, perché l'articolo 21 della Costituzione è chiaro, e quindi lo Stato ha l'obbligo, ha il dovere di mantenere libero il pensiero dei cittadini con qualsiasi mezzo, quindi l'emittenza locale in primis merita di essere sostenuto rispetto a questi giganti che vorrebbero praticamente schiacciarla possibilmente toglierla definitivamente dalla scena mediatica. Per darvi un po' di considerazioni, io faccio per sintesi per capitoli per poi magari dettagliare. Pronto? No, ti chiedevo, secondo lei da dove parte questa volontà di accentrare tutto? Qual è la mente pensante che in Italia vuole che accada questo? Ma è il progetto, non è un progetto italiano, che è praticamente di ispirazione mondiale. Partiamo dalle grandi reti telefoniche, dalle grandi centrali che hanno sete di frequenze e quindi vanno agli stati a offrire miliardi di euro per avere il possesso di queste frequenze. Queste frequenze vengono tolte a chi attualmente le gestisce, le ha sempre gestite da 40 anni, quindi saremo noi. Ecco perché, come diceva lei, a noi hanno tolto le migliori frequenze, ci hanno tolto praticamente sfrattato dai monti, dove trasmettevamo i nostri segnali con abbastanza efficienza, e quindi lo Stato, per incassare questi miliardi, si è sottoposto a questa vendita di questo bene prezioso, perché le frequenze è come l'acqua, è un bene prezioso dello Stato. Esatto. Perché è bene prezioso? Perché è una merce rara, praticamente, è come il mare, come l'acqua, come l'energia che sta in natura, è l'etere. E quindi hanno venduto le nostre frequenze, e per tenerci ancora in vita come pluralismo e come libertà di informazione, perché sono le costituzioni che lo prevedono, ci hanno dato le frequenze di terzo e di quarto rango, che sono quelle che poi lei ha già citato, ci hanno creato ulteriori disservizi e quindi emarginazione proprio dal contesto democratico, anche perché questa è la verità. Ecco, già il fatto che lei mi dice che questa cosa parte un po' da oltre confine sostanzialmente, ci mette con le antenne molto alte, no? Cioè ci mette lì in guardia, perché penso che sia abbastanza grave, perché mi vengono in mente poi tante altre cose che collego assieme. Cosa volevo chiedere? Ecco, all'estero accade questo alle emittenti locali? Accade con una incidenza minore, perché all'estero non questo fenomeno del decentramento dell'informazione che è avvenuto in Italia è unico nel mondo. Noi siamo stati di evento, ma noi abbiamo praticamente insegnato al mondo come un modello di democrazia già dagli anni 70, cioè liberalizzare l'etere dai grandi monopoli mondiali e nazionali. L'Italia è stata una punta di diamante, e dobbiamo dire che all'epoca, il legislatore dell'epoca, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto incontrare per superare, far capire che noi la RAI, il vecchio monopolio, doveva essere assolutamente compaginato, ha avuto la grande illuminazione anche intellettuale di far pronunciare una sentenza importante della Corte Costituzionale, che appunto ha sancito con la 202 il 28 luglio del 76 che l'etere doveva essere a disposizione praticamente di tutti i cittadini, e i mezzi di comunicazione dovevano essere disponibili per tutti noi. E qui è stato un esempio fondamentale nel mondo. Si sono mossi sulla nostra scorta, si è mossa la Francia, la Spagna, la Grecia, tutto il mondo europeo, almeno del bacino del Mediterraneo, sono stati i più avanzati,
e poi anche nel terzo mondo, per esempio in Libia, in Eritrea, in altri paesi, eccetera, che non esistevano assolutamente mezzi di comunicazione se non quelli di Stato, e anche lì ha cominciato a reclamare la libertà di stampa e di informazione, e limitatamente ovviamente ai regimi che c'erano, qualcosa hanno ottenuto. E poi parliamo delle Americhe del Sud, dove addirittura le Americhe del Sud oggi ci sono le più grandi centrali praticamente radiotelevisive del mondo. Questo è stato un'iniziativa popolare che viene dall'Italia, e l'Italia oggi paradossalmente risulta la più penalizzata rispetto a questa meravigliosa avventura che abbiamo fatto in questi 40 anni. Penalizzati perché l'Italia e i mezzi di comunicazione si sono moltiplicati per migliaia e migliaia di stazioni. Noi contiamo in Italia all'incirca 1700 stazioni radiofoniche e 700-800 stazioni televisive oggi, ma nel momento in cui si fece la liberalizzazione, ricordiamo che il censimento del 90 contò ben 4300 stazioni radiofoniche e 2800 stazioni televisive, che oggi sono ridotte notevolmente per tutta una serie di vicissitudini burocratiche e anche di mercato, perché ovviamente per reggere a gestire, voi lo sapete meglio di me, una stazione radiofonica e televisiva, seppure piccola, è abbastanza oneroso per tutti gli adempimenti che bisogna fare e con tutti i costi di base che bisogna avere. Certo, ma allora si parla, mi ricordo anche i governi precedenti, in modo particolare quando c'è il governo Berlusconi, proprietario di tutte le reti Mediaset, eccetera, no? Quindi conflitto di interesse, ecco, assolutamente, cioè, questo è palese alla luce del sole. Allora mi chiedo, siccome loro dicevano, ma ci sarà la moltiplicazione delle frequenze, quindi. Ci sarà anche più pulizia, addirittura qualcuno ha azzardato a dire sta cavolata, ci sarà più pulizia nei tetti via le parabole, e quindi tetti più puliti e maggior pluralismo, no? Come mai però? Cioè, possiamo spiegare alla gente che poi alla fine tutta questa marea di emittenti, va bene, a molte anche inutili, perché basta vedere cosa trasmettono, insomma, voglio dire, e sono a diffusione interregionale, quasi nazionale, sono in mano sempre però agli stessi soggetti. Cioè, come si fa a spiegare questo a chi ci ascolta? Ma il ragionamento è molto semplice. Chi ha nelle mani il potere mediatico e chi gestisce le frequenze e chi gestisce la stampa, in effetti governa la nazione. Questo è il principio. Quindi la corsa di accaparrarsi le vette, di accaparrarsi i mezzi di comunicazione 10 anni fa analogici, oggi diventati digitali, con la promessa che dovevano poi fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci tecnicamente, perché si moltiplicavano i canali, eccetera. Questo tecnicamente è vero, però nella realtà paradossalmente è venuto proprio il contrario, nel senso che una volta c'era un canale analogico, corrispondeva un programma televisivo, okay. Oggi con un canale analogico si possono trasmettere, con l'attuale tecnologia del T1, cioè quella del primo switch-off, quello che abbiamo praticamente subito dal 2010 ad oggi, 6 canali. Quindi voi immaginate che da questa moltiplicazione chi può averne avuto il vantaggio? Il vantaggio non può averla avuta questa moltiplicazione la piccola emittente televisiva di paese, perché la piccola emittente televisiva di paese aveva un canale, e un canale gli bastava e gli avanzava per praticamente dire la sua, il libero pensiero, e quindi fa parte del pluralismo radiotelevisivo locale. Che poi questo canale analogico col digitale, parlo sempre della televisione di paese, del territorio, poteva dare la possibilità di trasmettere altri 6 praticamente programmi, sì, e poteva essere, e lo è stato,
un optional, però in effetti rappresentava tutto sommato non una grande occasione, anzi una maggiorazione di costi, perché poi questo canale che diventava più capiente, questa frequenza più capiente con programmi praticamente che rispetto al precedente gestire un programma ha un senso e ha un costo, gestire 6 programmi, immaginate, ci vogliono relazioni multiple, locali adatti, ci vogliono produzione adatti, cioè costi inimmaginabili per una piccola televisione. Invece questa moltiplicazione che è venuta fuori dall'evoluzione tecnologica del digitale ne ha avuto un grande vantaggio le reti nazionali, che strutturate bene praticamente hanno potuto crescere 6 volte rispetto al metodo analogico, rispetto al metodo analogico, e quindi hanno moltiplicato i loro affari, e nella moltiplicazione dei loro affari i 6 programmi li hanno diffusi anche sul territorio diciamo singolo, e hanno assorbito in pratica molta parte di utenza, di ascoltatori che aveva la povera televisione locale col singolo canale che poi è diventata per serie che non riusciva a gestire. Questo è un po' il programma, cioè è come, se la vogliamo mettere diciamo come esempio per analogia, come il commerciante di un quartiere che è una panetteria e col suo negozietto riesce a fare i suoi clienti, a servire i suoi clienti per non so 100 clienti al giorno, che improvvisamente la legge gli dice, gli consente di moltiplicare quella sua dimensione 6 volte, ma con i stessi 100 clienti non riesce perché i costi e l'impegno di gestione dell'azienda è tutto diverso, e quindi lo metti veramente in forte difficoltà. Invece il supermercato, ripeto, sempre organizzato diversamente, che riesce a farsi il palazzotto, in questo palazzotto ci sono N contenitori che per analogia con la televisione ci mettono non solo la panetteria, ci mette il parrucchiere, ci mette il barbiere, ci mette praticamente le attività che aveva il quartiere in una maniera e con più soggetti. Questo supermercato, questa super televisione per analogia, diventa più efficiente e quindi riesce centralmente ad assorbire tutte le attività del piccolo territorio. Questo è l'effetto della globalizzazione, che ripeto non è che noi assolutamente vogliamo dire che non va bene, ma se va bene, va bene per alcune attività e potrebbe andare bene, sarà meno le altre attività potrebbe andare male. Nel caso nostro la globalizzazione dell'informazione vuol dire proprio una diminuzione dei valori della democrazia. Questo è il punto. Non si può globalizzare l'informazione. L'informazione va tenuta sul territorio, va decentrata con N soggetti, con N voci, perché rappresenta l'unica opposizione al governo centrale, di qualsiasi colore esso sia. L'opposizione vera che esiste nello Stato al governo centrale, ripeto, di qualsiasi colore esso sia, è rappresentato appunto da questa pluralità di soggetti di base. Se togliamo quelli, abbiamo fatto uno Stato centralizzato. Nelle merci può essere consentito, ma non può essere consentito nel campo della comunicazione, assolutamente. Perdiamo pezzi di democrazia e quindi pezzi anche del nostro pensiero, sicuramente. Certo. Questo è un po' il discorso. Ora conti due, ecco, facciamo un passaggio. Perché noi un attimo, Presidente, adesso ci arriviamo. Volevo solo ricordare a chi ci ascolta che innanzitutto questa è Radio Science TV, che trasmette da Treviso in collaborazione con la testata giornalistica Pianeta Oggi TV.net di Venezia, che è diretta dal sottoscritto. In studio qui Massimo Bonella. Ecco, vi ricordo che per qualsiasi domanda, qualsiasi informazione potete intervenire in diretta, e quindi vi lascio subito il numero telefonico, il prefisso di Treviso che è lo 0422 a seguire 1626 622. Ecco, ve lo ripeto, allora 0422 prefisso di Treviso a seguire 1626 622. 22. Oppure c'è WhatsApp al 393 78
8095. WhatsApp 393 78 80 195. radioscience.it, il sito internet per entrare in questa radio web, anzi RTV web, perché è sia radio che televisione. State ascoltando una trasmissione straordinaria per quanto riguarda la grave crisi che si è venuta a creare nel settore delle RTV locali. In collegamento telefonico da Roma abbiamo il presidente dell'AREA, Antonio Diomede. Ecco, allora, dopo io vorrei dare anche un attimo la parola al nostro editore, a Rosario Moreno. Ecco, devo fare un'altra domanda. Lei ha accennato alla nuova codifica del T2. Ecco, ci saranno quindi più spazi, ci sarà la possibilità di moltiplicare le frequenze, quindi la possibilità che altre emittenti, anche nuove, locali, possano entrare in questi nuovi MUX, perché deduco che ci sarà quindi un ottimo spazio, insomma, e quindi la nascita, favorire anche la nascita di nuovi emittenti locali, quindi con nuovi posti di lavoro, oppure che cosa succederà? Quello che succederà è il seguente ragionamento. Col T2, mentre col T1 le frequenze ex analogiche potevano trasmettere un solo programma su una sola frequenza, e col digitale, quindi la prima versione del digitale, il T1 dal 2010, questa, le stesse frequenze analogiche divenute digitali appunto, hanno la capacità di trasmettere fino a contenere fino a 6 programmi. Con T2 e con le nuove codifiche arriveremo ben presto che con una stessa frequenza del 2010 analogica si possono trasmettere ben 52 programmi, e qui diventa un discorso veramente vitale per capire questa grande capacità, chi la deve gestire, come pensano di gestirla, e se è giusto che i vecchi gestori dei canali analogici nazionali, che praticamente parliamo di RAI, che è un servizio pubblico, ma non mettiamo in discussione il servizio pubblico, anche se c'è da fare un discorso a parte, ma le reti nazionali private, che già sono state avvantaggiate, privilegiate dalla MAMI, perché la rete Mediaset è stata la prima rete, grande rete nazionale privata, ha beneficiato di tre canali analogici. Pronto? Sì, la 2390, certo. La 2390 ha beneficiato di tre canali analogici, con la teoria dell'epoca che bisognava un privato praticamente avere pari condizioni del pubblico, della RAI, perché la RAI aveva tre canali, questi hanno preteso tre canali, e già è stata un privilegio enorme, ci fu una battaglia politico-parlamentare incredibile per i vecchi come me che conoscono bene, ci furono tre crisi di governo su questo discorso, il governo del vecchio centro-sinistra, dove il governo Andreotti, che dovette dimettersi perché non si riusciva a trovare la quadra appunto su questo discorso di assegnare alle private la stessa quantità di canali del pubblico della RAI. Ciò nonostante poi tutto si risolse a vantaggio di chi sosteneva che Mediaset dell'epoca dovesse praticamente avere tre canali come li aveva la RAI per far condicio. Va bene, storia passata. Ora, a distanza di 20 anni, col T2, questi canali sono tre canali analogici con tre programmi, diventano 52 per 3, 165 canali, praticamente programmi utilizzabili con le stesse tre frequenze, 165. E sono tutte frequenze assegnate di primissimo livello, cioè tutte protette, come diceva lei prima, perché
questo è successo, e alle locali praticamente inverosimilmente si dice oggi con chi due che ci sarebbe stata questa grande disponibilità per via dell'innovazione tecnologica, alle locali si dice guarda che adesso è ora che ridimensioniamo le frequenze assegnate e quindi vi togliamo non solo quelle che avete, ma vi togliamo quel minimo di contributo che lo Stato vi ha praticamente fino ad oggi elargito per mantenervi, perché altrimenti non avreste potuto neanche esistere, tanto appunto l'assenza di, totale di pubblicità sul territorio, e quindi le locali hanno questa grossa preoccupazione di avere un organico di più di 5.000 dipendenti, sono 6.000 e qualche cosa di più, di dipendenti a suo ridotto, che praticamente andranno al passo e a fare con le loro telecamere non più informazione, ma probabilmente andranno a fare matrimoni, se i matrimoni ancora si fanno, non lo so. Questo è il problema. Ci siamo rivolti al governo di turno, che è il governo del cambiamento, abbiamo fatto una proposta di un progetto invece che nelle dell'innovazione tecnologica vengano anche agevolate e sistemate le utenze locali, perché c'è capienza e abbiamo detto, presentato un progetto preciso al ministro Di Maio, che è il ministro appunto del Ministero dello Sviluppo Economico e alla delega per le comunicazioni, e abbiamo detto allora le tre frequenze che una volta la BAMI ha assegnato le reti nazionali sui Mediaset, le togliamo due e io ne lasciamo solo una, perché tanto lui trasmetteva tre canali e anche lasciandone una, invece di tre ne ha una capienza di 53, è più che agevolato. Le altre due, per favore, gliele togliamo e all'interno di queste frequenze sistemiamo le locali e manteniamo il pluralismo e la libertà di informazione in questo paese. E ne avanzano pure, avanzano praticamente frequenze che abbiamo detto all'inizio possiamo mettere a disposizione praticamente dei nativi digitali, dei nuovi che volessero eventualmente entrare nel settore, e li mettiamo, quindi facciamo un bando di gara e abbiamo valutato che quindi si possono, con l'innovazione tecnologica, lasciare inalterati i diritti delle nazionali, e perché appunto i loro canali non solo vengono mantenuti ma vengono moltiplicati. Si possono sistemare le locali, possiamo mettere sul mercato quindi diverse risorse radioelettriche, radiofoniche, televisive, dalle quali possiamo, abbiamo valutato, lo Stato può incassare più di 1 miliardo. In un momento in cui lo Stato sta reperendo fondi per dimostrare all'Europa che il deficit che voi sapete che è costretto a fare per mantenere un bilancio di espansione economica, 1 miliardo non sarebbe male poterlo incassare, no? Invece la risposta del ministro non è arrivata. Non capiamo le ragioni, possiamo solo immaginarle, ma non vogliamo fare tanta politica. Fatto sta che incredibilmente questo governo del cambiamento, della soluzione del conflitto di interesse, fino a questo momento abbiamo visto che ha un disinteresse, scusate il bisticcio di parole, un disinteresse per risolvere il problema del conflitto di interesse, e che la nostra proposta è quella di risolvere il conflitto di interesse ricavando soldi da parte dello Stato e sistemare il pluralismo e la libertà di informazione del Paese. Questo è il contendere attualmente tra noi e il Ministero. Il Ministero latitante, assente da questa partita e da questo progetto che noi abbiamo proposto. Certo, ecco, possiamo dire anche che oltre a rimanere a piedi le TV locali, ma purtroppo rimarranno a piedi anche tutte quelle associazioni culturali, comitati, artisti locali, eccetera, perché non credo che Canale 5 le dia spazio. Ma è questo infatti l'intelligenza che dovrebbe avere l'attuale governo nel comprendere che le locali rappresentano veramente poi il presidio e l'alternativa in un'eventuale
chiamiamola così, dittatura del nostro sistema. Perché io ho sempre detto, ed è molto facile fare i conti, se un dittatore oggi è tecnologico, ovviamente le dittature non sono comunque, però bisogna considerare questo, che un dittatore che vorrebbe occupare uno Stato e farne uno Stato assolutista, che questa è la prima cosa che fa, occupa la RAI, cioè si occupa le sedi della stampa nazionale, e quindi e lì comincia a governare con quei mezzi lì. Noi siamo il presidio della democrazia da questo punto di vista, perché in un'ipotetica avventura dittatoriale è impossibile da questo punto di vista. Voi immaginate un dittatore che viene e presidia, più di 2000 soggetti diffusi in tutta Italia, in tutti i pizzi dei monti, dei cose, cioè diventa una cosa fantastica, proprio veramente una fantascienza. E quindi siamo una garanzia per la democrazia, ma siamo una democrazia di presidio, ma soprattutto sociale, perché noi rappresentiamo la terza voce, cioè quelle voci, quelle associazioni che sul territorio hanno bisogno di avere spazio, bisogno di avere una telecamera, il sindaco, l'assessore, la prodotto, l'associazione di qualsiasi tipo, anche la parrocchia, che hanno bisogno di svolgere attività socialmente utile da un punto di vista della comunicazione, si rivolge alla radio del territorio locale. La nazionale è impossibile che abbia spazio per poter dare a questa moltitudine di voci bisognose di spazi. È impossibile, proprio tecnicamente è impossibile. Voi immaginate se una rete nazionale dovesse accogliere tutte le istanze che ci sono, le migliaia, milioni di istanze che ci sono dalle varie parti, dalle varie regioni, dai vari territori. È impossibile, ma la stampa locale è la stessa, cosa. La stampa locale bisogna difenderla, mantenerla. Anche il giornalino, per così dire, di una volta che si faceva a scuola, era uno strumento di comunicazione importantissimo e fondamentale per far circolare le idee, per all'addestramento e alla palestra veramente del giornalismo, quella del giornalino della scuola, ma anche quello della parrocchia, se vogliamo. Ma io sostengo, l'ho sempre sostenuto, ma in parte oggi la web ha realizzato questo pensiero, che addirittura non la radio e la televisione dovrebbe essere proprio sviluppata anche a livello di condominio, se vogliamo, perché la comunicazione condominiale oggi era importante. Nel pianerottolo si riunivano le famiglie, parlavano, si scambiavano le idee, dicevano si scambiavano, che posso dire, anche l'affidamento dei figli. Era un'educazione, era un modo socialmente bello e solido di un quartiere e di un condominio che riusciva ad autoproteggersi dalle invasioni barbariche, dall'invasione della violenza anche che oggi esiste in tutti i posti. Questa addirittura oggi la comunicazione, quel tipo di comunicazione che una volta c'era, che potrebbe essere sostituita da una radio, di una TV, perché no, di un gruppo di condominio, perché le frequenze ce ne sono con la nuova evoluzione in atto della tecnologia, ce ne sono e tante, ne avanzano pure di tante, tantissime, se vogliamo. Quindi da questa, pensare di riutilizzare, ci vorrebbe una legge di riassetto televisivo a livello di massimo decentramento, per l'utilizzo soprattutto di ricomporre lo stato sociale del quartiere. È fondamentale questo, per tenere i quartieri puliti, decorosi, compatibili anche con la convivenza civile e con la buona accoglienza degli immigrati, non con l'accoglienza che oggi si fa dell'immigrato che viene visto più o meno giustamente dalle famiglie perché non sono abbastanza protette, perché non si sentono protette, come un'invasione. L'immigrato, noi siamo stati immigrati, sappiamo il valore che
significa immigrare. Noi nell'America del Sud ci sono 30 milioni di italiani, nell'America del Nord ce ne contano 18 milioni. Siamo presenti in tutto il mondo perché noi siamo stati i primi migranti in assoluto di tutto il mondo, dall'epoca dei Romani. Ecco. Questo è. I Romani portavano i migranti in tutti i paesi, ma abbiamo portato la civiltà, abbiamo portato il consenso, abbiamo portato e abbiamo anche acquisito sicuramente un grado elevato di cultura proprio frequentando e navigando per tutto il mondo. Non possiamo pensare come pensano alcuni che ognuno sta a casa sua. Ognuno, se ogni popolo sta a casa sua, non si crescerà mai, assolutamente, perché non si cambia nulla stando nelle mura della propria casa. Se uno non esce di casa non impara a vivere. E questa è una cultura, ripeto, che il mezzo di comunicazione deve riporre di nuovo, come negli anni del secolo scorso invece si svolgeva questa cultura dell'uscita di casa, appunto facendo la vita di quartiere. Oggi la vita di quartiere purtroppo è impossibile, addirittura la vita di condominio è impossibile. Negli ascensori ci si incontra, non ci si saluta neanche perché ci si ha paura di non sapere uno come si risponde, se si può anche rispondere più male. Eh sì, questo è vero, lo constatiamo in più occasioni. Allora, io vorrei includere un attimo su questa interessante conversazione il nostro editore, Rosario Moreno, editore di Radio Science TV, innanzitutto per chiedere un po' cosa ne pensa di tutto questo e se ha delle domande da porre al presidente della RAI, Antonio Diomede, che ricordo agli ascoltatori lo abbiamo in collegamento in diretta da Roma. Prego, Rosario. Grazie Massimo, buonasera Presidente Diomede, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Le domande ce ne sarebbero milioni da fare, perché questo è un argomento che va a toccare la democrazia, no? La democrazia proprio del nostro paese, perché la libera circolazione delle idee non lo si fa a senso unico e soltanto con i canali, come diceva il Presidente, i canali nazionali, che sono quelli e sono sempre stati quelli e sappiamo benissimo dove vanno a parare tutte le volte, ma lo si fa maggiormente anche, parlava anche del condominio, televisione di condominio, si parlava del giornalino quando si andava a scuola, ecco, facendo circolare l'informazione, facendo parlare le persone, facendole dialogare tra loro, perché una piccola emittente locale quando fa una trasmissione locale della propria zona, del proprio quartiere, della propria città, permette alle persone di dialogare tra di loro il giorno dopo, di parlarne, quando fanno delle trasmissioni fatte bene, ovviamente non i tarocchi o altro, insomma, che sono altre cose, non c'è niente a che vedere. Però io avevo un'osservazione, no? Quando parlava il Presidente Diomedio, quando ci fu la riassegnazione delle frequenze eccetera, ma come si fa a credere ai politici? Cioè ormai da 40 anni a questa parte ai politici non ci si può neanche più credere a quello che dicono, quindi sono parole buttate al vento la cosa. E poi ci sono delle cose che mi piacerebbe sapere, non so se può dirla adesso oppure farcele sapere, ecco. Ma se mettiamo caso che tutte queste emittenti chiuderanno, si parlava di 800 radio, 500, 400 e rotte TV locali, chiuderanno, ma chi resterà a dare l'informazione? Cioè, resteranno quelle televisioni che sono in mano ai potenti? Questa è la domanda. E poi dopo è la gestione. Queste apparecchiature, perché per trasmettere ovviamente c'è bisogno di qualche apparecchiature sui ripetitori, no, caro Massimo? Ma chi gestisce tutto, le apparecchiature, tutte queste apparecchiature dove passano i segnali, dove trasmettono queste emittenti? Perché so che si parlava addirittura che una sola frequenza col T2 si passerà addirittura a 52, no? Se ne potranno, è come se avessimo 52 TV, se ho capito bene, su quello stesso segnale. Ecco, e sono queste le cose che mi piacerebbe sentire e che i nostri ascoltatori dovrebbero sentire, per il semplice motivo perché si devono rendere conto che cosa accade domani se 800 radio e 500, quanti sono 400 TV locali, chiude, ecco, mettiamo proprio sfortunatamente chiudono. Chi resterà sul territorio a dare l'informazione e in mano a chi resterà questa informazione? Perché questa è importante, secondo me.
perché io giro i canali delle volte che vado sulla televisione, giro i canali, mi trovo 30-40 canali che sono occupati tutti dalle stesse cose, che sono televendite per esempio, che hanno nomi diversi, però mi rendo conto che secondo me appartengono allo stesso filone, insomma allo stesso proprietario. Questa qui è farlo capire agli ascoltatori, perché la gente, se non capisce questo, non capisce a chi resterà in mano l'informazione, la nostra democrazia è veramente a rischio. Scusatemi se mi sono dilungato. Credo che i problemi sono proprio questi. L'accentramento della comunicazione rappresenta un potere formidabile, per tradurlo in sintesi, formidabile per governare. Oggi si è capito, no? Poi c'è stata l'esperienza Mediaset, c'è un soggetto mandato con tre crisi di governo, riesce a ottenere tre canali, da quei tre canali oggi diventano 165 canali, è riuscito a farsi un partito, a governare per 20 anni, a farsi 6-7 testate giornalistiche, ha assorbito tutto il conflitto di interessi, è questo, in tutti i rami del nazionale, anche del mondo produttivo, si è inserito bene, si capisce bene, allora l'evoluzione del mezzo di comunicazione dal 90 ad oggi che cosa ha rappresentato? E questo è lo scenario. Questo scenario, che lo abbiamo vissuto, si è riuscito a reggerlo, perché a confrontarlo e a in certo qual modo anche ad affrontarlo con mezzi più o meno democratici, però senza i mezzi poi opportuni per chi lo deve fronteggiare, questo scenario nazionale, che saremo noi con le medie radio nazionali, mancano le basi, cioè le risorse economiche, perché questo soggetto ha fatto tabula rasa di tutte le risorse economiche, e quindi adesso ci dà l'ultima l'ultima mazzata, e quale sarebbe? Quei piccoli contributi ci fanno un decreto che ci dicono che 300 milioni di euro in tre anni vengono non assegnati a tutte le radio, televisioni nazionali, locali che fanno programmi al servizio del territorio, ma solamente a pochissimi soggetti, che sono questi soggetti della lobby controindustriale legate al soggetto unico che dicevamo prima. Quindi questo, in parole povere, che significa? Significa che stiamo andando verso un progetto mondiale della globalizzazione anche dei mezzi e dell'informazione, perché attenzione, mezzi di informazione sono una cosa, l'informazione invece è un'altra. Intanto loro hanno scorporato, per raggiungere questo disegno, per governare meglio tutto il mondo mediatico, hanno scorporato con la legge i due piloni di lavoro del mezzo di comunicazione. Ciò che una volta una televisione e una radio, il proprietario era proprietario di una radio, dei propri mezzi, e quindi della bassa frequenza e dell'alta frequenza, e poi questi mezzi venivano utilizzati per lanciare segnali attraverso una frequenza in concessione, che praticamente veniva data, è stata data, queste frequenze sono state date in accomodato abuso dallo Stato. Bene, queste frequenze qui a un certo punto hanno capito chi doveva centralizzare tutto il sistema, ha scorporato praticamente in mezzo le frequenze dai programmi, e ha detto no, ci sono, adesso sdoppiamo, questo personaggio viene diviso in due, questa azienda viene divisa in due, il canale televisivo ha i mezzi di comunicazione che vuole gestire i mezzi di comunicazione, diventa operatore di rete, fa la rete e basta. Chi invece vuole fare solamente programmi, giornalismo, fa il fornitore di contenuti. Quindi sdoppiando questa figura nell'ambito dell'editoria ha significato, in parole povere, come se un giornale che una volta era proprietaria anche della tipografia, e quindi c'erano i giornalisti ai piani superiori e la tipografia agli scantinati, praticamente, che
stampavano il giornale in unica proprietà, hanno detto adesso per la televisione lo stesso ragionamento: la tipografia non è più il proprietario dell'editore, ce la prendiamo noi, può essere ovviamente un operatore di rete. Ci sono società che fanno gli operatori di rete, che sono i Power eccetera, che fanno capo sempre alle grosse testate, perché loro gestiscono le reti. E poi ci sono i giornalisti che scrivono i giornali, o i radiocronisti, o si fa programmi televisivi, che prima di mandare il pezzo alla stampa passa attraverso praticamente un ciclo della redazione, e la propria redazione è responsabile di quello che si dice, però lo manda poi alla tipografia, cioè lo manda alla televisione, nel caso nostro lo manda ai propri impianti, che è un altro proprietario, non è più lo stesso proprietario, è un'altra persona, è un altro soggetto. Questo quale in sintesi ha impoverito e ha indebolito la forza dell'editore locale, che non è più proprietario della rete. A noi sono stati tolti tutti i mezzi di questo, noi non siamo più proprietari delle reti, e quindi quei pochi proprietari che ci sono tutti nazionali, perché non è per gestire il pluralismo, la libertà di informazione fondamentale solamente avere la libertà di dire quello che si vuole, scriverlo o dirlo per radio o dirlo per le televisioni come stiamo facendo noi, perché noi in questo momento stiamo esercitando la libertà di informazione, bene, però il mezzo in quale noi stiamo parlando adesso, va bene, questo mezzo può essere è stato destinato per le reti radiofoniche e televisive agli operatori di reti che non siamo più noi, almeno quelle reti organizzate in network e organizzate in centrali mediatiche importanti, perché ripeto, le reti gestiscono frequenze che sono frequenze importanti, frequenze che sono privilegiate rispetto alle piccole frequenze che vengono date alle radio locali, alle televisioni locali, che non si può dire che questi siano veramente proprietari di mezzi di comunicazione, questi sono assolutamente marginali, e quindi sono alla fine ridotti a fare un'attività che non è più quella che faceva una volta disponendo di una rete propria regionale, perché sono tutti diventati piccoli produttori che vanno in affitto all'operatore di rete, e l'operatore di rete con il suo, se vuole il proprietario della rete come una tipografia, se vuole il giornale lo stampa, però se non gli piace il contenuto di quel giornale, la tipografia dice: questo giornale io non lo stampo. Questa è un po' la rappresentazione. È un po' complicato entrare in questo meccanismo, però è il meccanismo perché noi siamo convinti di essere liberi, quanto in questo momento ne stiamo dicendo tutto quello che vogliamo. Però siamo limitati da che cosa? Innanzitutto dalle frequenze con cui va in onda questo pensiero. E poi siamo limitati anche dal fatto che su quello che noi possiamo dire non è un discorso che può influenzare a livello di massa un orientamento decisivo, diciamo, per il governo del paese. Questo è fondamentale, perché le reti nazionali riescono a fare comunicazione di massa e a imprimere ragionamenti con dialettica diversa dalla nostra, con impostazione anche giornalistica diversa dalle nostre, perché loro attingono informazioni a loro volta dalle centrali delle agenzie che orientano in un certo modo le redazioni, per cui si sta andando verso un accentramento dei mezzi verso l'alto. Noi possiamo parlare, ancora abbiamo libertà di parlare, viva Dio, finché vogliamo, però siamo considerati come gente che li lasciamo di dire quello che vogliono, tanto alla fine poi la massa viene controllata mediaticamente dalle reti nazionali e dalle centrali, dalle agenzie che stanno alle loro spalle. Attenzione, perché poi la Conte
l'agenzia e l'ANSAM, l'AGI e tutte le agenzie che sono lì, che a cappello anche delle redazioni nazionali, che invogliano e orientano praticamente il dibattito. Se l'ANSA lancia un messaggio, è su quel messaggio che la rete praticamente si convoglia a nel fare i propri telegiornali, i propri radiogiornali, eccetera, e fino ad arrivare a noi cittadini, che siamo convinti che quelle informazioni sono informazioni precise, eticamente corrette, e che vanno sicuramente nella direzione della democrazia. Ora, chi gestisce questo, però, attenzione, è talmente furbo che, a partire dalle agenzie, manda messaggi e affinché poi vengano poi sviluppati dialoghi che sono consoni a mantenere il proprio potere. E qui è il discorso che viene politico, di orientamento politico, che stiamo vivendo in questo momento, che è un orientamento politico cosiddetto neoliberale, nel senso che ha la filosofia appunto dell'accentramento di tutti i mezzi di comunicazione, ma anche i mezzi di produzione. I mezzi di produzione non sono esenti da questa teoria neoliberale di accentrare tutto in poche mani, perché in poche mani si gestisce meglio, in poche mani si risparmia, in poche mani si orienta, in poche mani poi con determinate impostazioni si riesce a governare meglio. Poi dovremmo andare a scalare e parlare anche come si incide anche nella espressione della delega elettorale, ma questo è un altro discorso, ma è insito anche in questo meccanismo. Noi non votiamo più, nessuno di noi vota più, noi andiamo semplicemente a mettere una croce su una scheda impostata da altri, da questi centri di potere, che decidono già a priori chi deve governare, perché questi centri di potere obbediscono a queste regole di accentramento, praticamente a partire dalla comunicazione. Noi non votiamo, noi ci vediamo di votare, è tutta una finzione. Noi ci mettiamo tutt'al più nel dire se una scheda elettorale c'è una persona che ci piace o non ci piace, ma non è che ne interveniamo nulla, perché ormai sono le leggi elettorali vengono fatte in modo tale che devono obbedire a determinate regole, e le regole sono che a stampare nel pollaio devono essere pochi galli, e questo è un po' il messaggio che noi vogliamo dare. Come si fa fronte a questo discorso? Si fa fronte proteggendo e difendendo sul territorio non solo i mezzi di comunicazione, quindi il giornalino che deve essere stampato, deve essere tutelato a partire dalla scuola, il microfono che deve essere dato al comitato di quartiere, al quartiere, e quel microfono deve essere non preso in prestito o affittato, ma deve essere di sua proprietà, perché se poi prendi il microfono in affitto il proprietario te lo toglie e non parli più, e così dicendo, fino ad arrivare ai massimi livelli di comunicazione. Oggi le centrali, qui arriveremo di qui a 10 anni, che il potere della comunicazione vera e propria si sta spostando all'interno delle centrali di telecomunicazioni. Sarà la telefonia a governare tutto questo sistema, non saremo manco più noi. Con 5G ci sarà un altro salto epocale praticamente dell'evoluzione tecnologica, ma ci accorgeremo che a questo salto tecnologico non corrisponde banalmente e paradossalmente non corrisponde all'evoluzione democratica dei paesi e dei popoli, ma corrisponde esattamente a un accentramento di tutto il sistema che va praticamente in una direzione globalizzata del mondo. È un dibattito aperto, noi ci stiamo difendendo, ma stiamo facendo una difesa veramente di frontiera. Non so quanto possiamo resistere o quanto potremmo dire, dovremmo rassegnarci a modelli di democrazia diversi. Probabilmente avremo modelli di democrazia che in questo momento non siamo neanche in grado di poter ricapitare, perché cambia proprio il sistema della comunicazione, cambia il sistema del modo di vivere, cambia il sistema di
delle comunicazioni anche interpersonali fra di noi. Questo è un dibattito aperto e sento male. No, stiamo ascoltando molto attentamente. Non so se Rosario voleva fare. Stavo ascoltando proprio perché ha centrato proprio il punto il presidente Diomede della situazione della nostra situazione. I quesiti che ha posto Rosario sono quesiti aperti, è difficile. Come si fa a dare una risposta al popolo, ai cittadini, di dire attenzione, adesso difendiamoci perché se questo sistema si chiama, noi siamo purtroppo nella impossibilità di difenderci da questo vortice di cambiamento verso il centro. E questo è il punto, come si fa a rimanere per terra, a rimanere alla base? È difficilissimo. Qui diventiamo, eravamo dei numeri, ma diventiamo adesso proprio delle pedine, non solo dei numeri, delle pedine. Ognuno di noi, ma guarda, io sono rimasto inorridito ieri, anzi stamattina, quando in TV ho visto una trasmissione su Rai 1 di un comune proprio del Veneto che a me hanno fatto vedere una presentazione da brivido, non so se voi l'avete visto, dove c'è un comune, non ricordo qual è del Veneto, comunque, che ha investito in centinaia di telecamere che mette a ogni 50 metri del suo territorio, perché diceva con molto vanto il capitano, lui lo dice in buona fede, evidentemente fa parte anche del suo lavoro, diceva ma finalmente ecco, si sono ridotti i furti, si sono ridotti e sono tutti controllati, anche una macchina che non ha fatto la revisione noi la controlliamo, chi non ha superato di 50 ore non tutti, tutti infatti, i cittadini, diceva, sono tutti felici e contenti perché con questo tipo di sistema di investimento sulle telecamere praticamente non circolerà più un poliziotto nel quartiere, ci saranno solo telecamere che ci guardano. Guardate, io non so come la pensate voi, però questa è una cosa da inorridire, perché qui stiamo discutendo il rapporto umano con tutti i difetti e i pregi che ha. Non so cosa dire. E questa è la società che noi vogliamo, e cioè questo è l'impiego dei mezzi di comunicazione che si vuole. C'è un comune del Veneto, non mi ricordo qual è, ma stamattina l'hanno fatto vedere, guarda, è da rabbrividire il servizio che ha fatto la RAI su questa che, con tanto di vanto, che i mezzi di comunicazione praticamente vengono messi al servizio del cittadino per tenere quieti tutti, buoni tutti, tutti controllati, tutti obbedienti e tutti rispettosi. Ma io, scusate il termine, io preferisco più un rapporto umano, anche se questo io certo. Fugge al controllo della collettività una macchina che ha dimenticato di fare la revisione, facciamogli la multa, ma non lo impediamo metro per metro finché esce dal lavoro e arriva sotto casa. Non so come la pensate voi. Beh, io le posso dire in strettissima sintesi, se io sapessi quando la macchina, l'autovettura di Google passa davanti a casa mia, che stendo un bel telone davanti, perché a me non mi va che casa mia deve essere vista nel particolare, anche nell'angolo più piccolo, da tutti quanti. Non ho capito cos'è sta cosa di andare a filmare le case, le strade, quindi di conseguenza le case, i giardini, i portoni di casa, la finestra, l'angolo della finestrella, gli infissi, il tetto, cioè voglio dire, io potessi tirare giù un bel lenzuolo bianco, nero, quello che è, perché fermarla non posso, mettermi a bloccarlo perché verrei denunciato, no? Però metterei almeno solo davanti, a meno che mi si avverta quando vengono a fare le riprese, che chi vuole fa vedere tutto, chi non vuole almeno si apprezza per cercare di nascondere, cioè è poco da fare, cioè queste sono cose inammissibili, anche perché i ladri, per esempio, se hanno intenzione di mirare una casa, è ovvio che prima vanno con Google a vedere dove si, cioè studiano, no, l'edificio per dove poter fare eruzione. Sì, abbiamo l'arma tecnologica.
ma io preferisco, guardate, non sono nostalgico, ma i miei tempi, una volta giravo per il mio paese, ero giovane, non facevo l'amore con la ragazza, mi strappavo un bacio, un abbraccio, non si vedono più queste cose, che erano belle, il corso della città, il modo di vivere, ma si dovrebbe essere io se vedo due ragazze che si abbracciano, si danno, strappano un bacio su una panchina, si guardano, è una cosa bella, bellissima. Voglio dire, è un esempio banale, ma è un rapporto umano, un rapporto del vivere, di sapere vivere. Ma un ragazzino che piange le strade, che va in carrozzino, niente, hanno paura di tutto, di portare i ragazzini nel passeggino, come diceva lei prima, in macchina, che puntano la telecamera, che vedono anche se fai un gesto d'affetto, che sei io, con tua moglie, con la tua fidanzata, non ho idea, questi sono i primi esempi. Io ho visto questa mattina, questo servizio, guarda, quando mi sentite per il mezzo scandalizzato, e la RAI lo passava come una cosa di grandissima conquista sociale, e ma ci stiamo ammazzando le relazioni sociali con questo sistema. Li ammazziamo proprio, ormai diventiamo dei robot, adesso andiamo verso la società alla robotica, però insomma. Certo, no, noi siamo peggio dei numeri, siamo degli elementi che servono per far arricchire i soliti pochi, okay, che sono nell'alta finanza mondiale. Senta, Presidente, allora siamo anche con 6 di ritardo, dobbiamo chiudere qui la trasmissione, però io volevo chiedervi, se siete d'accordo, di poter riaprire eventualmente una ulteriore trasmissione straordinaria qualora ci fossero delle novità importanti nel campo nel settore della crisi delle RTV locali. Non ci sono problemi per Radio Saiuz. Perfetto. Vi terrò informati intanto sugli sviluppi delle quali i sentimenti del Ministero che avrà del governo su questo problema della crisi di centro locale, appunto per la stessa che hanno dato sui contributi, sulla stessa, sulle frequenze e tutto il resto. Mi auguro che si ripensi. Infatti di questi giorni è esploso questo problema dell'importanza della comunicazione, se perché è stato visto in tutti, e quindi in ogni cattivo esempio c'è sempre però da imparare come bisogna comportarsi per fare il buon esempio. Voglio dire, questa dialettica ad alti livelli con atteggiamenti abbastanza facinorosi oppure pure offensivi, viene fuori il ruolo, in contrapposizione in alternativa tra l'emittenza locale e fare una sana comunicazione, civile comunicazione. Perché libertà di stampa non significa libertà di giuria, libertà di stampa non significa libertà di informare le persone, libertà significa di pensiero, di confronto sui problemi reali che sono necessità per gli esseri umani. E certo. Questo è il modo civile. E questo a livello dell'esistenza locale sicuramente è un tesoro ed è un bene prezioso che noi dobbiamo difendere. Non certo. Viene un buon esempio dall'altro. Certo. Lo ricordiamo, reasat.eu, ho detto bene? Perfetto, io la ringrazio moltissimo Presidente Antonio Diomede, veramente tanto per questa grande disponibilità, per tutte le informazioni che ci ha dato. Naturalmente noi la stimiamo moltissimo per questa battaglia che sta portando avanti a Roma, e va tutta la nostra più profonda stima e ci sentiamo presto. Ringrazio anche Rosario Moreno, editore di Radio Saiuz TV, che ci ha tenuto la regia. Io mi congedo dai nostri ascoltatori, chiudo qui questa edizione straordinaria di speciale Radio Saiuz dedicata alla grave crisi delle RTV locali che si è venuta a creare. Da Massimo Bonella, buonasera. Grazie. You.